Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la seconda domenica dopo Natale. Come già dicevo ieri sera, in questa domenica la liturgia della Chiesa continua a farci volgere lo sguardo verso il grande mistero che abbiamo celebrato, perché possiamo contemplarlo di più, meglio, penetrarlo per quanto possibile ancora di più e rinnovare con la nostra fede in colui che si è fatto carne per noi. Ecco. In questa omelia vorrei, spero che abbiate tutti quanti il foglietto della messa, che ricordate sta davanti alla porta della chiesa, con voi approfondire la seconda lettura. È molto importante averci il foglietto, perché San Paolo, la seconda lettura è molto simile al Vangelo, sia l'una che l'altra ci fanno dare un grande sguardo a chi era il Verbo prima dell'incarnazione e a perché è diventato carne e quale cose meravigliose questo produce in noi. San Paolo lo fa dalla sua prospettiva, dalla sua teologia, San Giovanni dalla sua profondissima teologia, ma convergono verso lo stesso obiettivo. La seconda lettura è uno dei pezzi veramente più belli, a mio avviso, del Nuovo Testamento, più profondi. Lo rileggiamo insieme, la prima e la seconda parte. San Paolo dice: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, prima grande cosa, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, altra grande cosa, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Potremmo starci fino a stasera su queste parole, ci staremo qualche minuto. Cosa sta dicendo San Paolo? Allora, i padri della Chiesa dicevano così: voi sapete che la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è puro Spirito, è eterna, da sempre e per sempre esiste. La creazione non è eterna. Sapete che i grandi scienziatissimi, d'accordo, super dottoroni, dicono che l'universo come lo conosciamo c'ha tra i 13 e i 20 miliardi di anni. Dicono. Qualunque sia il numero, ha avuto un inizio, d'accordo, così come la razza umana. Ma San Paolo dice: prima che ci fosse la creazione, e lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, cosa aveva fatto la Santissima Trinità? Qual è stato il suo primo pensiero fuori di sé? Cristo. Attenzione, Cristo è il Figlio di Dio fatto uomo, non è semplicemente la seconda persona della Santissima Trinità, puro Spirito, Dio da Dio, luce da luce. Quindi in Cristo Dio ha pensato attraverso di Lui tutto quello che avrebbe creato fuori di sé. E le creature fatte a sua immagine e somiglianza, che siamo noi, avrebbero dovuto attraverso di Lui diventare, seguitemi, cerco di spiegarmi in maniera più semplice possibile, per adozione quello che Lui è per natura. Noi diciamo nel credo che credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Lui è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, è uguale al Padre, è della stessa sostanza e natura del Padre. Noi non siamo uguali al Padre, noi siamo esseri umani, siamo creature limitate, ma attraverso di Lui, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, noi non ci pensiamo abbastanza a questa cosa. Dal catechismo non lo sappiamo, cioè abbiamo ricevuto il battesimo. Che succede con il battesimo? Con il battesimo si diventa figli di Dio. Noi purtroppo ripetiamo queste cose un po' a pappagallo, ma capite che significa diventare figli di Dio? Un figlio, chi di voi c'ha i figli, ce l'avete i figli? Un figlio assomiglia al padre e alla madre, c'ha i suoi stessi tratti, c'ha le sue stesse espressioni fisionomiche, no? E assomiglia. Significa che attraverso di noi diventiamo simili a Dio, belli come Lui, santi come Lui, predestinandoci ad essere proprio figli adottivi
secondo il disegno d'amore della sua volontà, per che cosa? Per essere santi, attenzione, e immacolati di fronte a lui, nella carità. Cioè, voi sapete che nella Chiesa sono stati tanti santi. Noi non dobbiamo pensare alla santità come una cosa riservata a pochi eletti, a qualche elite, d'accordo, voi sono diventati santi, ma questa non è roba per noi. Tutti in Gesù siamo, adesso capiremo questo termine, predestinati ad essere santi e immacolati, purtroppo non senza nessun peccato, ma in che senso? Immacolati di fronte a Lui nella carità, cioè puri e autentici nel nostro amore a Dio, questa è la carità, e nel nostro amore al prossimo. Questo è quello che si è compiuto attraverso l'incarnazione ed è a nostra disposizione. Cosa significa predestinandoci? Poi passiamo alla seconda parte. Attenzione che per noi cattolici, facciamo bene attenzione anche al nostro linguaggio, non esiste il destino. Non so se qualcuno di voi crede nel destino. Il destino sarebbe una realtà, come dire, ineluttabile, scritta, segnata, dinanzi a cui nessuno può farci niente. Quella cosa succederà per forza, ti piaccia o non ti piaccia, tu lo voglia o non lo voglia, non ci si può fare niente. La Chiesa non ha mai sottoscritto l'esistenza del destino. Quando San Paolo dice che noi siamo predestinati ad essere in Cristo, a diventare in Lui figli di Dio e quindi santi e immacolati nella carità, vuol dire che questo non è un destino ineluttabile, perché altrimenti capite che non esisterebbe sul pianeta Terra nessun peccatore. Se questo fosse una cosa automatica e irreversibile, saremmo tutti quanti automaticamente santi, siamo tutti santi immacolati nella carità? No, perché questa non è un automatismo, perché questa è un'operazione che si fa con la nostra libertà. E infatti San Paolo specifica che questo è un disegno d'amore, sempre la prima parte, secondo il disegno d'amore della sua volontà, cioè questa è un'offerta, è una proposta, è una possibilità che Dio offre alla tua libertà. Questo è quello che Lui desidererebbe, è il suo disegno d'amore, della sua volontà, ma questo si compie nella misura in cui tu lo accogli. Giovanni nel Vangelo dirà: a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, perché chi non lo ha accolto, tutto questo, per chi non lo accoglie, tutto questo è come se non ci fosse. Sono riuscito a spiegarmi un po', perché qui siamo andati altissimi, però d'altronde il Natale noi l'abbiamo banalizzato, ma il Natale è un mistero altissimo. Allora San Paolo conclude dicendo: sentite, io Paolo, seconda parte, sempre foglietti, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Prima parte della seconda parte. Allora, tutto questo che io ho cercato di spiegare, ci crediamo o non ci crediamo? Ci crediamo che Gesù Cristo è Dio, ci crediamo che in Gesù Cristo si è attuato l'eterno disegno del Padre per la nostra felicità? Voi sapete che per essere battezzati non ci vogliono tante cose. Quando si battezza una persona adulta, sapete qual è la cosa indispensabile? Chi lo sa, alzi la mano. Una sola, Non ci stanno tante altre cose. Deve credere che Gesù Cristo è Dio. Non per scherzo, sul serio. Tu ci credi che Gesù Cristo è Dio? Sì, puoi essere battezzato. Poi, la Chiesa, voi sapete che oggi fa fare un cammino, per carità, dove tu vieni formato, ma il punto fondamentale è questo. Perché la nostra fede cattolica, tutto si fonda sul credere davvero che quell'uomo nato 2000 anni fa a Gerusalemme non è un uomo come tutti gli altri, ma è Dio da Dio, luce da luce, di vero da Dio vero, che ha preso per la nostra salvezza la nostra stessa carne e natura umana. Quindi San Paolo dice: voi ci credete, ho avuto notizie della vostra fede, sono contentissimo, rendo continuamente grazie per voi, e ci credete, e che si capisce che ci credete anche perché amate i santi. Attenzione, i santi, sapete che a quei tempi, dovremmo impararlo anche noi, i santi, chi sono i santi? Sapete chi erano i santi? I santi erano i membri della comunità cristiana. Cioè, io a voi dovrei chiamarvi: buongiorno, miei cari santi. Allora era normale, perché dice: chi fa parte della comunità cristiana, crede in Gesù, si nutre dell'Eucaristia, cioè dicevo dentro di sé il Santo dei Santi, è santo, no?
perché soltanto i santi possono vivere in questo modo, capite? Quindi la santità era la condizione normale, non eccezionale, straordinaria del popolo di Dio. E dice: rendo grazie, ma prego, ne ho parlato anche ieri sera, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, che vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui, ancora più profonda. Quindi a queste cose già ci credete, approfondite ancora, contemplate questo mistero, immergetevi ancora di più. E questo perché illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Cioè, la vita bellissima per noi comincia qui, ma poi c'è un tesoro di gloria racchiuso nella sua eredità tra i santi. Capito che bello? Cioè, per noi, figli di Dio, la vita bellissima comincia qui e poi diventerà proprio stupenda, che se può anche lì, dopo. Non è che qui sulla terra la vita è brutta e poi diventa bella. No, qui sulla terra la vita è bella. C'è qualche prova, c'è qualche... ma è fondamentalmente bella. Poi diventerà proprio super. E tutto questo è il dono che Dio ci ha dato in Cristo. Questo è... hai visto che bello? Questa è la nostra vita, questa è la nostra fede. E dobbiamo sempre tornare nella contemplazione, nella comprensione di questo mistero, anzitutto per renderci conto di quello a cui siamo stati chiamati. Perché purtroppo la fede e la vita di grazia di molti battezzati è evanescente, è piccola e povera, perché non si rendono conto. La prima grande opera di conversione che noi dobbiamo fare è renderci conto di quello che Dio ci ha dato, che è tanto. Dopo che te ne sei reso conto, lo accogli, dopo che lo accogli, lo vivi, ma se non te ne rendi conto, ne lo accogli e ne lo vivi. Ecco perché questa è la cosa principale, prioritaria del mistero del Santo Natale. Siamo lodati Gesù e Maria.